Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni. Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Commento al Vangelo del giorno di Don Luigi Maria Epicoco. Il Vangelo di oggi ci parla del seguito femminile di Gesù. Con lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria di Magdala, dalla quale erano usciti i sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che gli assistevano con i loro beni. Questa annotazione del Vangelo di oggi ci rivela un dettaglio che non è di poco conto. Gesù ammetteva tra i suoi discepoli anche il seguito femminile. La tradizione religiosa dell'epoca non accettava questo, perché la donna era vista a metà tra l'uomo che ha il dovere di osservare la legge e i bambini che non sono in grado di osservarla. Erano una sorta di terra di mezzo, marginalizzate e non considerate abbastanza. Gesù invece le considerava e lascia che loro esercitino davvero un ruolo femminile di prim'ordine. Sono esse infatti a provvedere all'assistenza, sussistenza di Gesù e del suo seguito. Si possono fare mille discorsi, ma alla fine ciò che conta nell'amore è la concretezza. Queste donne, a differenza dei discepoli uomini, sembrano aver già maturato un amore capace di servire e non solo di servirsi. Sono guarite da tutti quei mali che rendono la vita ripiegata su se stessa. E proprio per questo il loro servizio a Gesù le porterà ai piedi della croce. Davanti al sepolcro le farà entrare in esso e si trasformerà in testimonianza. Tutte cose che i loro fratelli uomini impareranno a fare dopo e con molto più tempo. Sembra che la questione femminile sia già risolta da Gesù, ma non a scapito di ruoli o gestione di potere. Il problema non è avere i titoli di Pietro o degli Apostoli, ma essere in una relazione decisiva con Cristo, fino al punto da rendere possibile la stessa Chiesa. Senza la tessitura di queste donne, non ci sarebbe la grande rete della Chiesa. Questo è un fatto che non ha bisogno di essere conquistato, perché è un dato talmente oggettivo che essa di esso cadrebbe tutto quello che negli ultimi 2000 anni ha reso la Chiesa possibile.